È una Scandone che torna da Monopoli a testa alta. I biancoverdi offrono una gara importante contro una delle formazioni più quotate del girone. Per i pugliesi, proprio con questa vittoria ai danni dei lupi, i successi di fila divengono 8. Un roster, quello a disposizione di Paternoster, migliorato nelle scorse settimane. Gli arrivi di Venghe e Amoruso hanno aggiunto energia e grossa esperienza. Avellino esce sconfitta dalla tenda struttura di Monopoli con il punteggio di 88-82 dopo una partita dominata dal team pugliese che ha mostrato in lungo e largo tutto il suo potenziale, guidato per quasi tutto il match dalla Quintana, autori di una prestazione super chiusa con 33 punti. I lupi però, nonostante fossero privi di Sanchez e Doffizi, si sono battuti con onore. Migliore in campo Bianco, autore di 27 punti. Monopoli chiude il primo parziale 48-39. Dopo l'intervallo la forbice si è allargata con Monopoli che si è portata sul più 12, ma Bianco tiene in vita la Scandone e si va sul 68-57. Anche nel momento in cui la Scandone però ha piazzato un parziale importante nel finale riportandosi anche a meno 3, Monopoli ha sempre tenuto testa, chiudendo così il match sull'88-82, soddisfatto nonostante il KO il coach Nino Sanfilippo.